Allora, buonasera a tutti. Prima di iniziare veramente nella elencazione anche di tutti i dati del bilancio di previsione, vorrei rispondere al consigliere Pugliese e vorrei ricordare un attimo ai cittadini che se effettivamente non vivono né l'assessore sottoscritti né gli altri assessori in giro o sul palcoscenico, vuol dire che non stanno facendo campagna elettorale ma stanno negli uffici a cercare di lavorare e cercare di risolvere i problemi di questa città. E ricordiamoci, che oggi l'assessore al bilancio questa cosa me la ricordano tutti i giorni, siamo partiti il 22 giugno del 2016 con un dato di 130 milioni di crediti non riscossi, con una sanzione di 1 milione per uno sforamento di patto di stabilità che non era dovuto a noi. Quindi noi siamo entrati in una partita, volendo prendere un termine calcistico, sullo 0-3. Quindi stavamo perdendo, già appena entrati in partita, stavamo perdendo per essere in casa. Quindi questo che vuol dire? Che per arrivare al pareggio, in questo caso è fondamentale per il bilancio, il famoso pareggio di bilancio, dobbiamo fare i salti mortali. Quindi noi partiamo dalla normalità, arrivare al pareggio per poi cercare tutti insieme negli uffici, nonostante ci sono praticamente continui pensionamenti, nonostante non abbiamo la possibilità di fare attualmente diciamo rinvinguire praticamente i nostri uffici con nuovi dipendenti, partiamo da questa normalità per poter costruire poi, si spera in futuro, una città che sia più sicura, più vivibile, una città che sia anche più bella. Quindi questo è praticamente il doveroso la risposta al consigliere. È inutile negare che ancora una volta ci troviamo davanti ad un enorme atto di responsabilità che sono chiamati praticamente a porre in essere i consiglieri nei confronti della città, nei confronti di Casoriano. Il bilancio rappresenta senza ombra di dubbio uno degli atti più significativi dell'azione amministrativa, in quanto definisce le linee principali di intervento nei vari settori, con l'obiettivo di utilizzare al meglio le risorse provenienti dai vari canali di entrata e destinando in modo mirato specifici stanziamenti ai vari capitoli di spesa. Occorre, prima di entrare nel merito del documento che siete chiamati ad approvare, ricordare che la redazione del bilancio di previsione 2018-2020 del Comune di Casoria ha risentito di vari interventi normativi e soprattutto delle disposizioni in materia di rispetto delle regole sul federalismo fiscale e del patto di stabilità, da un lato, e dalla circostanza che i lavori per la costruzione dell'odierno documento, portato a compimento nei termini previsti dalle leggi, nonostante siano iniziati con notevole ritardo, l'insediamento soltanto al 1 gennaio 2018 del nuovo dirigente del settore finanziario, come loro stessi evidenziato nel parere di regolarità tecnica e contabile applicato al presente. È ormai saputo che l'Italia sta attraversando e continua ad attraversare una fase di particolare difficoltà economica e sociale, la quale, anche a seguito delle precise scelte del governo nazionale, sta andando a gravare sempre più sulle amministrazioni comunali, che sono chiamate a contribuire in misura sempre più crescente alla riduzione della spesa pubblica e alla riduzione del debito pubblico nazionale. Per il 2018 rimane una situazione contingente di sofferenza per tutti i bilanci comunali, in particolare per quello di Casoria, per quanto riguarda la spesa corrente, in ragione di alcune situazioni concomitanti, come il rinnovo contrattuale di dipendenti, la progressione degli accantonamenti inerenti al fondo credito di dubbia esigibilità. È stato aperto il confronto dell'ANCI con lo Stato centrale per un più giusto riparto degli incassi derivanti dalla fiscalità nazionale, in particolare sul piano dei trasferimenti statali del nostro comune, e per quest'anno ulteriormente penalizzato dalla riduzione di 600.000 euro della quota di trasferimento del fondo di solidarietà a 600.000 euro, con una riduzione di 400.000 euro rispetto allo scorso esercizio. Da un lato, i tagli alla finanza pubblica in questi anni hanno colpito in misura molto più significativa la finanza locale, comuni, province e regioni, molto più di ministeri, e non si sono superati i criteri di riparto sulla base della spesa storica, sono stati adottati invece, pure con gradualità, quelli dei fabbisogni e costi standard. Con la conseguenza che i comuni, come il nostro comune, trasferiscono importanti risorse allo Stato centrale, che vedessi però ritornare sotto forma di fondo della solidarietà comunale soltanto risorse limitate. Veniamo adesso alla situazione locale. A fronte di un quadro come quello sopra richiamato, che pare imprescindibile per rappresentare la situazione di contesto in cui vanno lette le misure adottate dal Comune di Casoria, indichiamo
principali linee che caratterizzano il bilancio di esercizio 2018. Parliamo di un bilancio che ne offre parte entrata, apre l'ossidia di una nota sul piano di margini di vendita, operatività fiscale di competenza. La politica tariffaria dell'ente prevista nel 2018 non è stata toccata, permane pertanto quella messa a punto negli esercizi precedenti. Ricordiamo che di pochi giorni fa l'approvazione di questo consesso del PEF con un piano finanziario della TARI che per l'anno 2018 ammonta ad euro 17.790.460,87, un importo che non si discosta dall'anno 2017 di 17.810.636,11, in quanto si è consolidata la riduzione operata con grande impegno nei settori competenti della parte politica da parte della società partecipata del ambiente di 1.200.000 euro. Ricordiamo che questi tagli in passato non sono stati mai realizzati, mai. Di conseguenza le tariffe non hanno subito aumenti rispetto allo scorso anno, anche grazie al contestuale sforzo fatto dall'ufficio tributi nel risanare la banca dati della TARI, eliminando una serie di partite relative a crediti inesigibili individuati mediante una mancata notifica degli avvisi di accertamento e compensati con l'iscrizione di nuove partite. Lo sforzo futuro per le prossime annualità sarà quello di cercare di contenere il costo del servizio, anche in considerazione dell'introduzione delle risultanze di fabbisogni standard e nel contempo incrementare l'attività di recupero delle evasioni, con strumenti che sono attualmente al vaglio sia degli uffici che della politica per aumentare i soggetti passivi della tassa, in modo da permettere di diminuire quella parte di tariffe che allo Stato non sono ancora particolarmente onerose, principalmente per le attività commerciali. Ma non è necessaria per permettere quel rilancio degli investimenti che portano ossigeno alle casse comunali e fanno progredire una città come Casoria, che è di vocazione industriale e commerciale. Quanto riguarda la parte spesa, non posso evidenziare il lavoro già operato nello scorso esercizio con la rinegoziazione di servizi e forniture, con revisione gestionale e contrattuale, con l'inserimento della sosta a pagamento, tessuto, con l'esatta quantificazione dei risparmi di spesa derivanti dai pensionamenti di dipendenti e delle somme da destinare al fondo di produttività con la razionalizzazione dei costi di gestione. Il processo che verrà continuato anche dopo la spiegata approvazione del bilancio dalla società partecipata a casa del cliente. Tutte operazioni che hanno portato benefici al bilancio e che hanno consentito di raggiungere l'equilibrio in parte corrente tra l'entrata e la spesa. Tutto ciò premesso, il bilancio nel nostro comune si attesta su una previsione 2018 che registra questi macro dati. Una spesa di parte corrente di 53.883.284,35 euro, cui si aggiungono 575.949,86 euro di oneri per rimborso prestiti e mutui, un avanzo di amministrazione sbloccato dall'allentamento dei margini del patto di stabilità per l'anno 2018 per 2.306.573,34 euro, agroventi urbanistici per 2.830.000 euro, insieme ad altre poche voci del piano delle opere pubbliche 2018 per 9.246.863,36 euro. Numeri importanti che vanno accompagnati ovviamente da alcuni dati di contesto per risultare più comprensibili anche nelle scelte che si ottengono. Scelte che sono totalmente richiamate nel documento unico di programmazione. Proprio perché il gruppo si propone di fondere in un unico documento programmatorio indirizzi, obiettivi, strumenti, assegnazioni di risorse, abbiamo deciso di inserire proprio nei suoi incipiti l'elenco di tutte le azioni e degli obiettivi che l'amministrazione si propone di perseguire nel triennio, correlata alla specifica assegnazione degli stessi, sia gli assessori sia i dirigenti di riferimento di ciascuna delle aree amministrative delle quali organizzate l'attività del nostro comune. Una novità importante che punta a raccordare e coordinare l'azione amministrativa e la sua parte di servizio politico e la sua parte tecnico-gestionale in capo alla struttura comunale e che diventa la stella polare per orientare l'azione amministrativa nel suo complesso. Sul piano delle opere pubbliche grande importanza rivestono le opere da realizzare in vista delle competizioni sportive degli universitari che Casoria ospiterà nel 2019 con la riqualificazione dello Stadio San Mauro, del Palazzetto dello Sport e della piscina comunale e l'accordo raggiunto con la RFI volta alla sistemazione della viabilità del quartiere Stella, di via Mazzini, riqualificazione del tratto via Nazionale delle Puglie e via Lepore del sistema fognario in via Benedetto Croce. Oltre alle opere destinate alla riqualificazione degli spazi verdi, in corso di completamento, di notevole impatto sociale, il progetto Scuole Innovative, Cittadella Scolastica, Istituto Comprensivo Nino Cortese e il quarto circolo Puccini, che renderà la città scuole altamente innovative sul piano delle strutture e dell'informatizzazione. Abbiamo raggiunto un equilibrio sostanziale.
parziale, perciò vi ringrazio. Difficile visione di conti, perché esaminato documentario e segretario, documento contabile, senza scrivere alcun livello di sorta, se non quello di perseguire tutti gli obiettivi previsti in bilancio della consapevolezza del potenziale espresso dal nostro comune e di gran lunga superiore a quello manifestato sino ad ora. Con riferimento all'entrata, la parte corrente rappresenta un volume di entrata maggiorata rispetto a quella della passata comunità e che potrà migliorare la fase di recupero dell'evasione. Vanno poi evidenziati alcuni elementi di novità, come l'obbligo di individuare per le entrate di dubbi e difficile stazione, un accantonamento in un fondo di premi di dubbi esigibili del bilancio di previsione. Questo ovviamente crea i presupposti per un bilancio più solido, una maggiore stabilità rispetto ad eventi negativi. Il fondo in questione è un fondo di rischio che fa rendere la persona somme che restituiscono la fotografia di un bilancio prudente, ad esempio in caso di contenziosi o altre evenienze passive. Le previsioni di entrate in conto capitale si riferiscono ai proventi urbanistici. Queste entrate sono state destinate sia al finanziamento di spese per l'investimento, sulla scorta di quanto previsto nel piano triennale delle opere pubbliche per circa 850.000 euro, ossia la manutenzione ordinaria di scuole, del verde pubblico, della pubblica amministrazione, delle strade, del fumio comunale, del patrimonio immobiliare, così come consentito dall'articolo 1, comma 460 della legge 232/2016. Con l'adozione del piano triennale inoltre è stato destinato un importo di 1.290.867,97 mediante l'applicazione di avanzo di amministrazione vincolato per i mutui, richiedendo ottenendo la devoluzione di mutui le cui opere sono state completate anche da luglio. La spesa. Elemento importante nell'analisi delle spese del bilancio di previsione 2018 è materialmente il livello di spesa. Nella parte relativa alla spesa il nostro bilancio è un bilancio rigido e le leve su cui agire sono ben poche. La percentuale di spesa per il personale, anche se in costante diminuzione per la messa a riposo dei dipendenti comunali, con poche corrispondenti nuove assunzioni, rappresenta ancora un valore elevato. Altra parte consistente è quella che riguarda le spese contrattuali per affitti di strutture scolastiche, trasporti e raccolti rifiuti. Per l'85% il bilancio è un bilancio strutturato, nonostante tutto sono stati messi in campo una serie di tagli alle spese derivate dal cosiddetto costo per affitti di aule scolastiche, per la diminuzione dei programmi oggetto di contratto di pubblicità, in generale per risparmi di gara, in particolare per il global service, nonché per la maggiore spesa derivata dalla stessa modificazione del fondo di produttività e dei programmati di funzionamento nel triennio 2018-2020. Tagli che hanno generato ingenti economie di bilancio. Il Comune inoltre ha previsto circa 600.000 euro per gli interventi di manutenzione ordinaria, dando alla macchina comunale la possibilità di trovare l'unità di copertura per effettuare questi interventi. Un ulteriore investimento è poi previsto per l'ulteriore deficientamento della rete idrica e fognaria, altri interventi straordinari riguarderanno gli immobili di edilizia residenziale pubblica di via Nazionale delle Pugne e della Valle di Europa, come abbiamo già detto prima. Altro aspetto su cui è importante soffermarci sono le politiche sociali. Intanto in primis è da ribadire che anche il mancato aumento della pressione fiscale di intraprendere della guardia si può agire per migliorare l'efficienza e l'efficacia, ma i numeri ne descrivono l'oggettività. La rete di servizi offerti, sia con fondi propri che con i sostegni pubblici europei, è una rete ampia che va dai disabili agli anziani, all'infanzia e alle cooperative. Manteniamo inalterati gli impegni contrattuali per garantire i servizi nel campo sociale, un tavolo oggettivo insomma che ci tranquillizza, i livelli attuali sono soddisfacenti. Anche il trasporto, il servizio di trasporto pubblico, con non poche difficoltà, è stato preservato, senza gravi ricorsi sui cittadini, continuando in tal modo a garantire il collegamento tra tutti i quartieri di Casoria, in particolare il collegamento con Arpino. Aspetto fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi fissati è legato all'aumento delle percentuali di riscossione. La sfida è il raggiungimento di livelli più elevati. Per il raggiungimento di questi limiti bisogna arrivare a percentuali che si aggirano intorno al 65% nel 2018. Ricordiamo che il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il bilancio di previsione secondo principi adottati con recenti regole sui limiti di bilancio e due dei punti cardine della riforma sono rappresentati dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui dalla costruzione di questo fondo premi di dubbia esigibilità. Con l'operazione di riaccertamento straordinario il Comune di Casoria ha cancellato definitivamente e reimputato una grande quantità di residui attivi e passivi, rideterminando il risultato di amministrazione al 31/12/2017 con un disavanzo di circa 40.000 euro. Tale disavanzo può essere ripianato nei bilanci di esercizi successivi. Il fondo crediti di esigibilità è stato costituito in occasione dell'accertamento straordinario dei residui. Tale fondo dovrà essere costituito per quello facilmente intuibile al fine di garantire le entrate non esigibili
finanzino la spesa. Il calcolo del fondo effettuato sullo storico degli ultimi 5 anni di incassi, 5 anni, quindi andiamo indietro 5 anni del calcolo. Nel bilancio di previsione 2018, il comune ha iscritto un fondo credito di esigibilità di parte corrente per l'anno 2018 per un importo di 10.795.458,85 milioni di euro. Ciò comporta una notevole contrazione della possibilità di spesa del comune di Casoria. Questo unico dato basta da solo per mostrare il buon lavoro svolto da questa amministrazione, che nonostante l'accantonamento di questa quota ha reso possibile chiudere il bilancio a meglio. Scendendo poi nell'interpretazione più profonda del documento contabile, ebbene, nonostante le innumerevoli difficoltà dovute anche alla diminuzione dei trasferimenti, l'amministrazione comunale intende mantenere il livello di servizi rispetto agli anni precedenti e anzi proseguire il contenimento delle spese correnti e della riduzione del debito. Altre due azioni veramente importanti sono il mantenimento del livello di investimenti e della manutenzione ordinaria che sarà assicurata attraverso un nuovo strumento finanziario dedicato. E con questo indirizzo politico si porta attenzione alla città e alla sua riqualificazione, cui possiamo affiancare un'importante azione, quella di promozione di un piano di controllo del territorio per garantire maggiore sicurezza in tutti i quartieri, con l'introduzione del progetto adotto alla telecamera, nonché del già avviato piano sosta che ha reso liberare il futuro più fruibili di spazi di maggiore afflusso di cittadini, con un introito previsto per le casse comunali del 2018 pari a 150.000 euro. Che vanno in parte a finanziare la manutenzione della rete stradale casariana, evidenti conseguenze di diminuire il contenzioso di aria del nostro comune relativo alle richieste di risarcimento danni per il sito troppo accanto. Anche su questo restante, tanto si è ottenuto. È importante ricordare che tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti dal contenzioso e in generale quelle derivanti dai rischi di restituzione soldi ottenuti a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio. In particolare l'ente si trova nella seguente situazione. Dal punto di vista amministrativo contabile possiamo distinguere due specifiche fattispecie: giudizi pendenti oggetto di potenziali accordi transattivi e sentenza relativa all'anno in corso e sentenza relativa alle autorità precedenti non riconosciute anche se oggetto di potenziali accordi transattivi. Per quanto riguarda le entrambe questioni, l'amministrazione ha già da tempo avviato una serrata su punti difficili di interlocuzione con gli avvocati e le controparti per prevenire accordi transattivi che prevedono prevalentemente il pagamento della sorta capitale con esclusione di interessi successivi e di spese successive. Tali pagamenti, considerato l'impatto generale sugli equilibri di bilancio, dovranno avvenire in più annualità fino a raggiungere il massimo di 10 anni per le somme più rilevanti. Positivo che il bilancio avrebbe disponibili risorse che serviranno a garantire i servizi della città per porre in essere tutte quelle buone pratiche che come amministrazione intendiamo perseguire. Il bilancio del comune a per il 2018 meno trasferimenti della comunità dal governo centrale. Questo è facilmente intuibile, verificabile se si va sul sito finanzalocale.interno.it dove si visualizzano tutte le notizie che riguardano i soldi che da Roma che fa il comune casoliano. Ripetiamo che per il 2018 abbiamo un ulteriore taglio di 600.000 euro che va ad aggiungersi al taglio dello scorso esercizio di oltre 1 milione di euro relativamente al fondo di solidarietà comunale. In sostanza negli ultimi anni si è assistito ad un costante e puntuale processo di diminuzione dei trasferimenti dal governo centrale arrivano agli enti locali milioni di euro in meno. Con enormi difficoltà si sta procedendo sulla strada della realizzazione di questo rapporto che entro il 2020 potrebbe essere completato. Un grande lavoro è stato svolto con le commissioni consigliari e con un confronto quotidiano con i consiglieri, ai quali si è cercato di spiegare il meccanismo di costruzione del bilancio e i tanti vincoli a cui il bilancio è soggetto. Infine, firma serena attrazione e riportazione dell'ambiente del documento, dalla relazione del dirigente a finanza si può riscontrare che i lavori della presentazione, iniziati a ascoltarsi, sono iniziati con la presentazione delle proposte di bilancio da parte dei dirigenti del ciascun settore, ciascuno per la propria competenza, redatte sulla base delle risorse gestite per l'esercizio finanziario 2017. Si è provveduta alla verifica della veridicità delle previsioni finanziarie, la compatibilità delle decisioni di spesa da parte dei dirigenti. Una volta verificata la disponibilità delle entrate previste, si è proceduto a determinare il fondo credito di esigibilità stanziale di bilancio, come prima, previsto dalla normativa vigente, alla luce delle scarse risorse disponibili dell'accantonamento opportunamente mantenuto. Si è quindi garantito il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite ciò a servizi essenziali e strutturali, per i quali si è dovuto provvedere ad aumentare diversi stanziamenti di esercizio.
avete l'ultimo bilancio che siamo approvato, 2017-2019. La limitata parte rimanente è stata quindi destinata alla spesa di sviluppo di intese con la quota di risorse aggiuntive finalizzate al potenziamento di una certa attività di estrazione. È stata altresì applicata al bilancio di previsione una parte della parte controllata e controllata di là, e sia dal risultato di amministrazione dell'ultimo consuntivo approvato nell'anno 2016, sia dal risultato di amministrazione presunto 2017, al fine di garantire, così come richiesto e quantificato dal dirigente competente, sia l'attivazione di spese che non si sono realizzate nello stesso anno nel quale si è realizzata l'entrata, relativa ad esempio al trasporto scolastico per disabili sensoriali, all'assistenza specialistica per alunni e al centro di violenza per 245.722,36 euro, sia il finanziamento di debiti non ancora riconosciuti per i quali risultano accantonate somme per il contenzioso pari a 2 milioni di euro. L'ulteriore applicazione di avanzo calcolato deriva dalle riduzioni di mutui dai comuni di entrate calcolate, finalmente previsti nell'approvato schema di piano triennale o preclusiva. L'ultima applicazione di avanzo accantonato per 60.810 euro è relativa all'aumento salariale previsto dall'ultimo nuovo contratto per i dipendenti comunali. Concludo dicendo che alla luce di quanto sopra si è attesa che i documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa che sono coerenti con le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili del sistema di bilancio previsto dal decreto legislativo 118 del 2011 applicato al 60%. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nel singolo complesso rispecchia le prescrizioni di legge. Gli stanziamenti di entrata nel loro totale complessivo corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio di oggetto di programmazione. I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della competenza finanziaria potenziata, così come risulta correttamente stanziato in bilancio sia il fondo pluriennale vincolato che il fondo credito di esigenza.